Buonasera, eccoci in collegamento nuovamente da Climaus 2016. Sono contento di essere in compagnia dell'architetto Manuel Buonasera. Benedicter. Buonasera, grazie di essere intervenuto. Questo è l'ultimo intervento di questa terza giornata in cui si sono, come dire, alternati vari progettisti che abbiamo pubblicato all'interno di Ristruttura Home Web, Legno Web e Design Home Web. Con l'architetto Benedicter, già presente nella mostra dell'anno scorso, sono stati appunto pubblicati due progetti all'interno della mostra multimediale. Vi ricordo che se intervenite a vedere questa mostra, noi siamo Galleria Centrale, livello meno 1, stand G22, potete venire a ritirare in omaggio il libro dove sono raccolti 202 progetti di ristrutturazione edilizia, edifici in legno e design. All'interno di questa pubblicazione sono appunto raccolti due progetti di ristrutturazione che adesso andremo un po' a vedere. Chiaramente poi le persone collegate potranno vedere anche le immagini che noi scorreremo. Però prima di iniziare io vorrei chiedere all'architetto Manuel Benedicter di darci un po' di indicazioni su quella che è un po' la storia del suo studio, no? È un po' l'attività progettuale che sta portando avanti in questi ultimi anni e cosa ci riserva un po' per il futuro. Allora, la storia del mio studio nasce nel 2004. Io prima eravamo associati quattro architetti, nel 2004 ho fondato il mio studio personale e da lì, da sempre, dire la verità, mi dedico dal 99, da quando mi sono iscritto all'albo, mi dedico alla costruzione di case a basso consumo energetico, poi dal 2002 chiamate casa clima, prima che case passive. E questo riguarda il nuovo, diciamo, per gli edifici nuovi mi dedico all'altissima efficienza energetica. Sulle ristrutturazioni, che ormai fanno il 70% del mio lavoro in ufficio, ci sono ristrutturazioni di diverso taglio e grandezza. Partiamo dagli appartamenti, che mi diverto a fare perché sono veloci, sono delle realizzazioni veloci e danno la soddisfazione di vedere in poco tempo un cambiamento completo di uno spazio. Poi dopo, diciamo, il passo successivo, ci sono gli adattamenti energetici di condomini con ampliamenti volumetrici e stiamo lavorando su diverse scale, stiamo lavorando su ovviamente un concorso molto, abbastanza grande di un retrofit energetico di 73 appartamenti a Bolzano, e che fa parte anche di un progetto europeo che è stato presentato qui in Fiera Casa Clima e Sinfonia, si chiama, dove si fa ricerca proprio su sistemi industrializzati da utilizzare in facciata per riqualificare energeticamente. E mi piace anche molto, se c'è la possibilità, quando faccio invece facendo il passo indietro in scala, di fare anche proprio il design dei mobili all'interno degli Questa, appartamenti. allora, questo è chiaramente un invito perché tu sei presente all'interno di Ristrutturare Legno, chiaramente ti aspettiamo all'interno di Design Web. Hai fatto un cenno a quelli che sono i concorsi, no? In effetti, parlando poi con gli architetti che abbiamo intervistato nei scorsi giorni, quindi della zona, poi abbiamo intervistato l'architetto Roland Baldi, abbiamo parlato poi con Rodolfo Zancan dell'Ordine di Bolzano. Si parlava proprio dell'importanza dei concorsi di progettazione, diciamo un tempo forse ancora più importanti per far emergere un giovane architetto. Oggi diciamo chiaramente i parametri sono cambiati ed è un po' più difficile. Anche in quello che è stato il tuo percorso progettuale è stato come dire, uno strumento importante per raggiungere o comunque ottenere determinate commesse e pensi che effettivamente il concorso di presentazione sia ancora uno strumento valido come lo era fino, insomma, lo è stato e lo era fino ad alcuni anni fa? Allora, il concorso di architettura è un po' per noi romantici architetti, è un po' la via aurea per arrivare a un incarico facendo valere l'idea. Il problema è che adesso quasi tutti i concorsi non sono più concorsi di idea e di realizzazione, che sono invece concorsi a curriculum dove bisogna fare delle grosse ATI, delle associazioni temporanee di tecnici per riuscire a gestire tutti i vari Certo, punti, i requisiti i che vengono requisiti, chiesti. e questo è molto peccato perché secondo me di questo, cioè, non ci guadagna nessuno, perché non ci guadagna la qualità architettonica, ma non ci guadagna secondo me neanche l'ente venditore, perché sa forse con chi lavora, però non è detto che con chi lavora faccia anche qualità architettonica, e questo è un po' un peccato, cioè secondo me
e anche secondo il nostro ordine, anche l'ordine degli ingegneri della provincia di Bolzano, c'è una misinterpretazione, una malinterpretazione della normativa europea. Cioè, il concorso si può fare anche un concorso di idee e di requisiti, e poi alla fine, se pensiamo che Renzo Piano ha vinto il Centro Pompidou quando era praticamente costruito ancora niente, Sconosciuto, era eppure è sconosciuto, diventato Renzo Piano. cioè, e Assolutamente. spero che ci siano tanti talenti da scoprire così. L'altra parte della domanda era: mi ha aiutato il concorso nel mio percorso? Sì, però abbiamo vinto, ho purtroppo una collezione abbastanza imponente di secondi posti, Ok. che sono proprio tanti, però sì, abbiamo realizzato alcuni concorsi. Dicevo questo, con Rudy Zancan, Ah, collega ok. dell'Ordine, abbiamo Sì. vinto un concorso di una situazione esterna, ed è bello fare, vincere così, cioè vincere con un'idea. Ho vinto quest'anno, nel 2015, ho vinto un concorso molto importante, da un punto di vista della visibilità del mio studio, che è il concorso dell'Expo. Ah. Io ho vinto, praticamente era un concorso a due fasi, abbiamo vinto il padiglione dell'Alto Adige, lo stand dell'Alto Adige, perché non aveva proprio il Sì. padiglione, però mi ha dato molta visibilità. Bene, questa è una cosa importante. Noi, tra l'altro, all'interno di Legnaweb abbiamo pubblicato vari padiglioni del Belgio, dell'Azerbaigian, insomma della Francia. Per cui potrebbe essere anche interessante poi vedere effettivamente Sì. questo intervento. Effettivamente, faccio questa riflessione e poi così passiamo ai tuoi progetti. Effettivamente si parla e si è parlato anche del peso che incombe della normativa sugli architetti, che lascia sempre meno spazio all'architettura. Parterei questo parallelo anche tra il concorso di idee e adesso il concorso, come dire, in cui vengono chiesti i requisiti. La normativa si è introdotta all'interno del concorso di idee, che era proprio l'espressione più, come dire, immediata proprio dell'architettura, Sì. no? E quindi anche in questo effettivamente, giustamente mi dicevi tu, ne ha risentito poi quello che è effettivamente l'espressività e anche il riconoscimento di quello che poteva essere un giovane, può essere un giovane talento, no? Sì, perché delle idee fresche ci sono sempre, se poi vengono soffocate da burocratismi è un peccato. Bene, allora io passerei a come dire, presentare quelli che sono i due progetti che fanno parte di questa mostra multimediale di architettura. Dimmi tu se preferisci partire dal primo o dal secondo. Partiamo Partiamo da da questo questo. qua, Ok, e benissimo. cronologicamente è venuto un anno prima Ok. dell'altro progetto. Ecco, dacci un'indicazione su appunto quello che è la tipologia e anche da un punto di vista ecco, territoriale, la localizzazione, difficoltà e anche soddisfazioni che hai raggiunto in questo progetto. Allora, questo è un appartamento relativamente piccolo, a 80 metri netti, 103 lordi. E la questione era di riuscire a gestire lo spazio in maniera più efficace ed efficiente. È un attico, è un ultimo piano, un settimo piano, su Corso Libertà, una strada abbastanza trafficata a Bolzano, direi abbastanza centrale. Bolzano 200, c'è cioè Piazza Gries, che si dice, sì, era un satellite, diciamo, un paesino a sé stante. Dall'altra parte del fiume c'è il centro della città di Bolzano. Questo, diciamo, è il secondo centro, così dire, Ok. dove c'è il convento di Muri Gries, da lì prende anche il nome. Questo appartamento è in un condominio degli anni del 65, e noi abbiamo praticamente sventrato l'appartamento completamente, l'abbiamo svuotato, sono rimasti due pilastri. Nella scelta dei materiali è stata fatta molta attenzione su una scelta di design pulito, cioè voi vedete. C'è una scelta di un legno, che è l'olmo, che c'è a pavimento e in parete. Vedete queste sedie nere? Queste sono delle sedie di una vecchia baita, sono Sì, dipinte di nero e già infatti cambiano completamente l'aspetto, no? vedevo, come dire, il taglio tradizionale, però effettivamente con questo colore mi ha lasciato un po' nel cibo capire se era un legno scuro oppure no, sono proprio dipinte di Sono nero. dipinte di Ah, nero, semplicemente ok. cioè, come dire, è una rigenerazione di una sedia vecchia molto robusta, avrà 40 anni questa sedia. Che comunque ben si sposa poi con la linearità, no? E Sì, anche sì. questi tre contrasti tra il colore del legno, l'essenza del legno, il nero e il bianco, effettivamente ripreso anche nella lampada, è Esatto. qualcosa che poi dà una sua corposità veramente Ci sono degli all'intervento. elementi tradizionali, diciamo tirolesi, la panca, però è una panca Sì, molto lineare e reinterpretato, no? Quindi. reinterpretata. Dietro la panca si nasconde una parete scorrevole, che c'era anche una Sì, foto c'era qui e una là, foto. per dividere il zona, qui lì si vede in fondo, se guardiamo questa foto, questa è la parete, lì esce,
tutta la parete a tutta altezza è un elemento scorrevole che divide il soggiorno dalla zona cucina. E sì, avevamo visto prima, c'era effettivamente, che è questo sostanzialmente. Esattamente, che è questo, e c'è un mobile sospeso sul quale c'è la televisione, l'impianto stereo, il CD, insomma tutto lì, l'impianto audio-video è nascosto in quel mobile. E è stata fatta grande cura con il falegname a studiare i dettagli, vedete che la porta è a filo e tutti gli armadi sono a filo, e gli armadi però sono in legno di cirmolo massiccio, però a me non piace il legno di cirmolo come nodosità, però mi piace le qualità positive che ha l'essenza, cioè antiallergico, buon profumo, si dice anche che il cirmolo tranquillizza, cioè chi dorme in stanza di legno di cirmolo, perciò tutti gli armadi, quindi pareti c'è solo una parete fatta in mattone che è quella del bagno, e tutte le altre pareti sono state fatte in mobili, proprio perché essendo al settimo piano l'uso cantina è scomodo, si è cercato di stivare il più possibile in casa. Infatti vedevo che sono pareti veramente contenitori. Sì, sono pareti contenitori, esatto. Sono pareti contenitori, e l'idea era proprio di guadagnare lo spazio della parete e non regalare neanche 15 cm di una parete intonacata su ambedue i lati, e quello che era anche mia esigenza di design, diciamo, era di avere solo una fuga a pavimento a soffitto, e le porte dell'armadio, le porte delle stanze sono a filo. Sono allineate, si vede la porta di là, c'è di una stanza, e in fondo l'altra non si vede, sparisce. Ma infatti quello che ci ha colpito fin dall'inizio, fin da quando poi il tuo studio ci ha inviato appunto il progetto, è l'estrema pulizia dell'intervento, però al contempo, come dire, anche l'organicità, no? Quindi l'utilizzo dei materiali in sé, quindi il legno, il colore utilizzato, quindi vedevo per esempio questo verde acido in cucina, no? Sì. Ed effettivamente poi qui l'utilizzo dell'arredo inteso proprio come nel senso più ampio della parola, quindi utilizzato non solo come arredo ma anche proprio come divisione, come partizione degli spazi, effettivamente è una cosa interessante. E c'è proprio anche un gioco interessante sul fatto di come è stata gestita la cucina, se guardiamo in alto, cioè il mobile dove c'è il forno e il frigo è più basso, e c'è il pensile sopra che si geometricamente lo abbraccia, ma sopra e sotto c'è luce che può passare, perciò l'entrata che sennò sarebbe buia si interfaccia e collegata con la cucina. C'è anche, credo anche la foto con la lampada della sedia nera, c'è uno scorcio proprio che si vede, anche già lì si vede, poi ce n'è una ancora più bella, ma qui si vede che praticamente entrando si buttano le chiavi. Sì, no? Ok. E qui c'è, okay, qui c'è chiavi, l'ingresso, il cellulare, infatti. Carica cellulare, okay. Però già sono in cucina, però non ancora, no? Non c'è una parete che chiude i due spazi. E dietro l'idea del retro della cucina è in nero, e riprende di nuovo il nero che c'è davanti, e si pensava, no, attualmente non viene usato così, però si pensava di poterlo usare però come una lavagna, per scrivere o mettere i post-it, delle cose le calamite sopra. Esatto. Molto interessante. Proprio il colore che assume, no, come dire, una funzione, no? E effettivamente stavo vedendo proprio che c'è, come dire, un percorso per cui si passa veramente da questo bianco, da questo chiaro, fino ad arrivare a questo legno, questa parete, diventa proprio un percorso che porta alle varie funzioni differenti che si svolgono durante la giornata. Esatto, quindi quello effettivamente è un qualcosa di molto, molto interessante. Bene, io a questo punto aggiungerei ancora una cosa che è interessante, se guardiamo quella foto, in questa casa, essendo è anche stata impiegata una ventilazione meccanica controllata, che fa sì che c'è sempre un'ottima qualità dell'aria. E infatti vedo le bocchette qua sopra. E c'è la cappa che ha carboni attivi, che espelle l'aria sopra, e sopra c'è l'aspirazione dell'aria viziata. Abbiamo scelto di fare una ventilazione meccanica controllata anche perché Corso Libertà è molto trafficato, così il cliente può tenere le finestre sempre chiuse e ha sempre una perfetta qualità dell'aria. E questo è veramente... Ecco, io una domanda che ti faccio è questo che questo noi vediamo... Questa è la lampada nera, solo la lampada che è un grandangolare. Ah, ok, il grandangolare, ecco, non riuscivo... Effetto, sì, sì. Ok, non riuscivo a capire se era un controsoffitto o qualcosa inganna. Ok, ok. Faccio un'ultima domanda su quello che è... Qui è stato fatto chiaramente una ridistribuzione, una riqualificazione da un punto di vista energetico,
qui sono stati, che tipi di sistemi sono stati adottati o che risultati sono stati ottenuti? Allora, qui è stato, era una casa, non è stata certificata perché all'epoca ancora non c'era il protocollo Casa Clima R, però la casa è stata certificata, no, è stata migliorata energeticamente su una parte. Al settimo piano dovevamo strapiombo, non potevamo intervenire all'esterno, abbiamo fatto un cappotto interno in fibra di legno, sempre usando materiali ecologici, introncato calce. E invece sull'altra parte della casa c'è un balcone che praticamente su tutta la lunghezza dell'appartamento è di proprietà. Dopo lunghe discussioni con il condominio è stato possibile applicare sulla proprietà, no? Un cappotto esterno. Perciò ci sono stati fatti vari accorgimenti: cappotto esterno, sostituzione dei serramenti, sostituzione dei cassonetti, usando dei cassonetti con la manutenzione esterna e di conseguenza senza avere più problemi di tutta l'aria. Sull'altro lato invece, dove non potevamo intervenire all'esterno, cappotto interno, però anche sostituzione di serramento e cassonetto. Perciò, Immagino che poi diventa veramente, scusa, ti ho, no, no. diventa effettivamente molto, non dico molto complesso, però un lavoro veramente dettagliato. Ne abbiamo parlato effettivamente stamattina con lo studio Energy Care. Affrontare poi il progetto per cercare proprio di evitare problematiche, ponti termici o quant'altro. Quindi su quello effettivamente riuscire anche a fare capire al committente, guarda che dobbiamo intervenire in questo modo e in quest'altro per evitare problematiche successive, è anche un grande compito che si prende Sì, l'architetto, no? Non sempre poi, ecco, su quello ci vuole anche una committenza che dia anche fiducia all'architetto in quello, mi confermi? ti confermo, e la cosa bella è che il cliente dopo è venuto e ha detto: oh, guarda che sto consumando il 30%, 40% in meno degli stessi appartamenti che sono sotto di me. Ed è un attico, cioè È il un attimo, tetto dovrebbe consumare esatto. già, quindi il parametro è E ancora perciò, maggiore. esatto, cioè, è stato, cioè, si nota, poi si può discutere a lungo in che tempo, in quanto tempo si ripaga un intervento di questo tipo, però il comfort probabilmente è impagabile, no? Cioè, come Assolutamente. si monetizza? Però effettivamente le pareti sono calde, non ci sono più spifferi, non c'è più rumore perché non si sente niente nella strada e c'è sempre una perfetta qualità dell'aria perché la ventilazione poi è gestita da un sensore di CO2, ossia la macchina regolamenta in base alla qualità dell'aria la portata. Ottimo. Bene, io passerei a quello che invece è l'altro intervento che abbiamo pubblicato, che fa parte appunto della mostra di architettura, questo recupero, sempre situato, diciamo, probabilmente sarà nelle Sì, vicinanze, no? è a 500, no, fa 500 metri, è a metà strada tra i due centri. Ecco, praticamente questo intervento invece in che cosa differisce dall'altro e che tipologia, qui è sempre un appartamento localizzato a Bolzano. Bolzano, dei primi del Novecento, leggiamo. Ci si può Esatto. dare anche un'indicazione, ecco, su questo, che tipo di intervento è stato realizzato? Questo è un progetto che, diciamo, mi ha fatto molto piacere fare. È un cliente per il quale avevo già costruito una casa, è un cliente che avevano lavorato a Londra e avevano deciso, una coppia, lui di Bolzano, lei finlandese, avevano deciso di tornare a Bolzano dopo un lungo periodo all'estero e abbiamo ristrutturato la prima casa che avevano comprato ed era diventata piccola perché la casa l'avevamo fatto per due figli e adesso ne hanno quattro. Infatti qua si vede la stanza giochi, infatti loro poi mi hanno anche coinvolto nella scelta della casa nuova e hanno comprato, trovo molto bello questo, sono le case Incis, che sono delle case popolari costruite ancora nell'epoca del fascismo, con un'estetica di fine secolo quasi, cioè non è il modernismo, no? Sono delle case che hanno queste corti interne, sono costruite molto bene, muri molto grossi, loro hanno comprato lì dove si vede il mouse, hanno comprato il Sì. primo piano. Appartamento relativamente grande perché sono in tanti, sono 165 metri, e loro mi avevano chiesto se prima di comprarlo, ne avevamo guardati alcuni, se questo qua si poteva adattare alle loro esigenze, e le loro esigenze hanno anche di massima flessibilità, che con dei muri portanti così importanti come ci sono dentro non è facilissimo, però siamo riusciti a gestire molto bene le loro richieste, cioè loro volevano una zona living che erano abituati ad avere, nella casa vecchia l'avevo già fatta, cioè soggiorno cucina insieme. Perché gli piace cucinare, gli piace, ecco, questa è l'isola, gli piace, questo è un tavolo di tè che viene ancora da un periodo di lavoro a Singapore, perciò hanno anche alcuni Molto, elementi. diciamo, molto americano, tra Sì, virgolette, no? sì, Avere proprio il sì. bancone staccato dove c'è poi il lavello e il piano, come dire, di preparazione dei cibi, Sì, effettivamente. e qua sul letto si vedono ancora le porte vecchie che abbiamo mantenuto, le abbiamo fatte restaurare, perciò c'è questo misto anche qua di
patina o comunque storicità dell'edificio, però anche questo è stato, era necessario perché era veramente messo male. Abbiamo tirato via tutto quello che c'era, i pavimenti, impianto elettrico, finestre, impianto idraulico, e rifacendo un appartamento a misura di questa famiglia. E la richiesta era di avere stanze, tante stanze, perciò sul muro di spina dietro le stanze sono rimaste come erano, cioè queste porte sono le porte storiche. Abbiamo un po' però giocato con le pareti divisorie in modo tale da gestire degli ambienti più o meno uguali, in modo tale che fossero date alle stanze per due figli finché sono piccoli e poi dopo che ogni figlio potesse avere la sua stanza. Quindi diventa veramente il pensare anche una struttura flessibile che cambia nel tempo con l'utente. Una cosa bella è vedere questa immagine dove c'è praticamente una parete lavagna, no? Questa mi aveva colpito fin dall'inizio, con anche l'immagine invece di quell'arco, si vedeva lo scorcio, essere, proprio entrare dentro, essere accompagnati in questa casa, dove praticamente qui veramente c'è libera espressività per i bambini, il sogno di ogni bambino. Esatto, e infatti qua loro hanno anche sempre bambini in visita, e questo sembra essere un asilo, cioè questo non hanno, cioè è soggiorno ampliato, e la mamma di questi quattro figli, la mia cliente, ha voluto posizionare questa sala giochi proprio di fronte alla cucina, così lei diceva io posso cucinare e con un occhio vedo cosa fanno, no? Fantastico, e si vede comunque anche, come dire, chiaramente tu hai avuto la sensibilità di interpretare quelle che erano, come dire, le esigenze dei committenti, però qua si vede effettivamente anche un po' di cultura nordica e finlandese in questo, no? Quindi è estremamente interessante. Devo dire che rimando anche un progetto che abbiamo pubblicato di un architetto giapponese all'interno di Legno Web, dove la casa che cresce con il committente, lui aveva pensato addirittura dei pilastri in legno dove pensati senza nessun tipo di rivestimento, in modo che c'era proprio l'immagine del bambino che cresceva e il genitore committente che segnava l'altezza, no? E questa è bella, la rivedo un po' in questo approccio che hai avuto nell'affrontare appunto questo lavoro, cioè la casa che cresce proprio con appunto chi abita. Adesso loro ci abitano da 2 anni e hanno già fatto dei cambiamenti, cioè questa stanza resterà sempre stanza gioco, però adesso i due bambini più grandi hanno già la stanza loro e i due più piccoli stanno ancora bene insieme, no? Bene. Qua si vede proprio un asilo, però ci sono questi elementi di design, lo stesso anche nella sala giocattolo, no? Ci sono delle lampade molto effettivamente trovo comunque chiaramente uno stile, un tuo stile riconoscibile chiaramente in questo e anche nell'altro intervento. È ovvio ed è giusto che sia così, quindi ritengo poi tutto molto equilibrato e azzeccato. Benissimo, guarda, io adesso non so se su questo vuoi ancora aggiungere qualcosa per aggiungere chiudere. Anche qui una cosa abbastanza interessante sulla tecnologia che è stata usata. Allora, abbiamo rifatto i due bagni, c'è il nuovo... E abbiamo il cliente che soffre di allergie, e allora di allergia ai pollini. E allora in questo caso abbiamo integrato la ventilazione meccanica controllata con una particolare, con un particolare set di filtri, proprio perché così lui quando è a casa si può riposare. Cioè lui a casa trova un'aria di qualità straordinaria, ottimale, e almeno quando è a casa, quando dorme, il suo fisico può recuperare, diciamo, l'aggressione dei pollini che ci sono fuori. Lui, poveretto, quando comincia a marzo, e finisce a novembre. Immagino che per chi è allergico il periodo primaverile. E qui è anche una delle prime volte che ho integrato alla ventilazione meccanica un raffrescamento soft, cioè praticamente solo una deumidificazione, e questa estate, che è stata torrida per tutti, loro erano contentissimi, c'erano quei 24-26 gradi con un'umidità relativa che non era mai superiore al 50%. Quindi sostanzialmente hai aggiunto alla VMC una deumidificazione che mantenesse, come dire, un livello di umidità ottimale e accettabile. Ottimo. Io mi riprometto adesso, chiaramente ti chiederò della documentazione da aggiungere, perché secondo me è interessante inserire anche dei disegni tecnici, magari, non so, le piante o altro, se... Per te può essere interessante, lo sarà sicuramente per chi andrà a vedere questi progetti, quindi sicuramente su quello sul integreremo. Sul mio sito ci sono non disegni tecnici, perché lì, diciamo, anche il cliente non è sempre d'accordo, ma ci sono foto di cantiere e si vedono alcune cose di questo progetto, probabilmente anche si possono recuperare alcune foto di cantiere. Che tra l'altro adesso stiamo vedendo, io vi ricordo, potete andare su benedicter.biz, e vedere chiaramente poi tutti i lavori dell'architetto Benedicta. Adesso stiamo vedendo, come dire, l'home page è una serie, una carrellata di interventi che stanno venendo fuori.
Volendo, Dimmi, su sì. Project si apre un sottomenu, entra in lingua italiano, tedesco e inglese, e se si va su Restructuring, ancora uno più in là, Ah, ok, perfetto. si riorganizzano le Ah, immagini. bene, ottimo. Adesso dobbiamo trovarla. No, posso Sì, girare io? prego, prego, certo. Che forse. Allora. Abbiamo nascosto bene. Diciamo che c'è effettivamente una quantità di progetti. Ah, ecco, questo qua. E questo qua. E poi dopo ci sono una ventina di foto che si Ah, possono. No, bene. visto che le foto non le abbiamo ancora messe, quelle del cantiere. Oddio, rifacendo il sito, le foto storiche, diciamo, della cantiere sono uscite, però le reinseriremo così si possono vedere. Ok, e Ok, quindi. allora le aspettiamo anche Sì, all'interno va bene, dell'articolo. sì. Bene, io direi che anzitutto ringrazio caldamente Manuel Benedicter che Grazie ci ha, all'invito. come dire, accompagnato in questo viaggio su due progetti presenti nella mostra di architettura, a conclusione poi di questa giornata che penso che per te saranno giorni veramente Faticosi, sì, faticosi, no? sicuramente si vede anche che è Bene. giornata in fiera. Io vi ricordo chiaramente, potete trovare i progetti all'interno di Ristruttura Web, c'è anche un altro progetto, dell'architetto Benedicter sul legno web, di cui non abbiamo accennato, però vi consiglio di andare a vedere, un residence naturale, una cosa molto interessante. Ce ne saranno sicuramente altri che verranno pubblicati, quindi ci diamo appuntamento nuovamente sui portali o comunque se siete interessati sul sito appunto dell'architetto Benedicter. Ci diamo appuntamento a questo punto domani, primo appuntamento sarà alle ore 11 con lo studio Nexos Associati, in cui ci parleranno di progetti di edifici ricettivi per la ristrutturazione in Trentino. Per cui io vi do a questo punto appuntamento domani alle ore 11 con la diretta online. Ringrazio nuovamente l'architetto Manuel Grazie Benedicter, è stato dell'invito. veramente gentile e direi a questo punto ci vediamo domani di nuovo in diretta. Da Climaus ringraziamento dovuto al partner tecnico Xcream che ci ha permesso chiaramente questa diretta e all'ente Fiera Balzano. Grazie mille, alla Grazie prossima. a voi, alla prossima.